Difficile, io mi seguo, io. Allora, Spiega tu, spiega dovremmo tu, eh. essere in questo momento live su Instagram e live su Facebook. Io vedo un po' la cosa, sto vedendo che siamo live, ma dobbiamo cercare di capire un pochino se ci sentono da entrambi le parti. Qui Ok? su Instagram mi sa che ci Su sentono. Instagram so che ci sentono, il problema sarà Facebook. Ma io penso che anche su Facebook ci sentano. Vediamo se Lorenzo ci dà l'ok. Sto tenendo l'ok di Lorenzo, vediamo se ci dà l'ok. Intanto, Marco, siamo qui per parlare un po' di Raw, di quello che è successo a Raw. Siamo qui per parlare di Roda. Da dove vuoi iniziare? Ah, vorrei iniziare un po' da quello che è successo dall'inizio della puntata, dai, un po' di quello che è successo. Vediamo. Aspetta che prima vediamo se Lorenzo ci dà l'ok. Vediamo se Lorenzo ci dice se è tutto a posto. Sì, ci scrive sì, quindi si sente tutto. Senti pure a Marco, Lorenzo. E ora si può condividere. Allora, ci sono già Allora, tante persone su Facebook. condividi Lorenzo, andiamo anche su Facebook, quindi abbiamo, diciamo, Sono cerchiamo scritto come sempre. presente su Facebook. Allora, ragazzi, Ok, perfetto. in onda in Mondovisione, benvenuti qui a me, amici. A rete unificate, come sta andando di moda in questo periodo? Eh sì, c'erano 14 persone su Facebook, altre 12 ci sono su Instagram, quindi siamo qui a Vabbè, parlare. piano piano cresceranno, piano piano cresceranno, Ma a noi non ci quindi. interessano i numeri perché siamo qui per parlare di Monday Night Raw. Allora, è un Raw diverso dagli altri, ormai da tante settimane che vediamo un prodotto diverso, però Marco, io lo dico ancora sempre di più, un bel prodotto, specialmente questa settimana. Ma guarda, questa settimana onestamente sono rimasto sorpreso pure io. Di solito Raw faceva, lo possiamo dire, faceva cacare. Proprio Però questa così. settimana, sì, ma questa settimana onestamente si è lasciato guardare, ci sono stati anche degli ottimi spunti, ora ne parleremo, quindi si sta tirando avanti come si può, si sta tirando avanti come si può. Abbiamo ri riportato una notizia che secondo me è importante, perché tutti a dire che è stato Vince McMahon a volere che la WWE continuasse i propri show, ma è uscita proprio adesso una notizia che ho fatto io personalmente sul sito Spazio Wrestling, dove anche diverse superstar hanno detto che sono volute, diciamo, hanno voluto continuare a lavorare, a lottare perché gli fa stare bene. Quindi non solo Vince McMahon ha voluto questa, diciamo, continuazione degli show, ma anche diverse superstar. Quindi, ragazzi, non è stato solo Vince McMahon. Quindi ci stai dicendo che tutti siamo contenti del prodotto. È una cosa bella, eh. Comunque salutiamo le Per quello 30 che. persone che sono su Facebook, perché su Facebook stiamo già tanto, mandateci domande su questa puntata di Raw. E quindi Vince McMahon è contento come siamo contenti noi. Eh sì, Vince McMahon sembra sia contento per quanto riguarda la WWE, ma non è contento per quello che invece è stato della sua creatura, diciamo, nata da poco e già finita, ovvero la federazione, la franchigia di football americano che ha chiuso battenti, ed è stato riportato che Vince McMahon durante Raw era molto nervoso proprio per questo. Infatti dicono che non si sia goduto particolarmente lo show perché era molto molto nervoso, visto che la sua, ripeto, la sua franchigia di football, che ora mi sfugge il nome onestamente, è stata, FL mi sembra che si vabbè, chiami. una cosa del genere, è stata sospesa, è stata fallimentare, cioè è già stata chiusa prima ancora quasi di nascere. Se non sbaglio, hanno fatto solo tre partite. Il coronavirus fa anche questo. Eh sì, il coronavirus ebbe però era già sull'orlo del prurone prima della nascita, possiamo dire, Ma questa guarda, non era franchigia di io, lo sai football. che io. Ora parleremo anche del Money in the Bank per rispondere a qualche domanda. Tu lo sai che io seguo gli ascolti, soprattutto quelli americani, anche come quelli italiani, e non era partita male, anzi, la prima partita, diciamo, la prima giornata del campionato aveva fatto ottimi ascolti, ma poi, come sempre, si era andato calando e quindi con il coronavirus hanno dichiarato il fallimento. Secondo me, con tutti i soldi che ha Vince McMahon, non sa come spendere. Secondo me, era meglio investirli in altro. Comunque, Marco, la puntata di Raw è stata godibilissima, come dicevamo, e tutto è iniziato dall'arrivo del nuovo campione, Drew McIntyre,
che è in cerca di un nuovo sfidante. E abbiamo visto a fine puntata che il nuovo sfidante di Drew McIntyre, molto probabilmente, ieri ne parlavamo nelle live, è Seth Rollins, il messaia di Raw. E molto probabilmente è lui, e sì, possiamo togliere anche il probabilmente, ma con sicurezza è Seth Rollins che si è autocandidato ad essere il primo sfidante di Drew McIntyre, e sarà proprio lui che quasi sicuramente al Money in the Bank sfiderà il campione per il titolo. Era la soluzione forse migliore, ma quella più paventata, no? Era quella più facile anche secondo me per quanto riguarda la WWE da prendere. Seth Rollins che è l'usato sicuro. Adesso la mia domanda che faccio a tutti i ragazzi, sia su Facebook che su Instagram. E Seth Rollins esce sconfitto da un feud contro Kevin Owens. Che gli facciamo fare contro Drew McIntyre? Un'altra Marco, un sconfitta? feud ci dicono nelle chat, mi Vabbè. raccomando. No, devi essere preciso, anche perché siamo a reti unificate. Però sai che ti dico? Che io vedevo più un Kevin Owens in questo momento contro Seth Rollins. Contro Drew Kevin Owens McIntyre. che ieri a Raw non si è nemmeno visto, Cioè, quindi Kevin la Owens ha WWE. vinto contro Seth Rollins, però non viene calcolato come un number one contender. È un po' strana come cosa. È vero, infatti, cioè, colui che ha perso la rivalità, così nessuno ci riprende, colui che ha perso la rivalità e Seth Rollins ha una chance titolata, mentre Kevin Owens, che l'ha vinta con un grande match disputato a WrestleMania, non ha la grande occasione. Strano questo ragionamento della WWE, strano che ieri Kevin Owens non si sia fatto vedere a Raw, però intanto Rollins si porta a casa questo, diciamo, come primo sfidante, no? Primo sfidante che dovrebbe essere di tutto dovrebbe svolgersi a Money in the Bank. Marco, ci stiamo preparando anche per i Money in the Bank, ladder match, che praticamente c'erano due valigette come al solito appese sulla testa dei lottatori e dovrebbero essere tre di SmackDown, tre di Raw, sia al femminile che al maschile, perché ieri sera i tre match che ci sono stati a Raw sono i tre femminili. E in questi match femminili, ieri sera abbiamo visto grande, tanta roba. Abbiamo visto una Shayna Baszler, che ne pensi? Cattivissima. Ma una Shayna Baszler veramente cattiva, che però c'è stato un attimino una situazione confusa perché io l'ho visto live, però Sì, era stato pure detto che Shayna avesse perso il io. Ha match, cioè sbagliato Baron Saxon, non ho capito un cavolo ieri sera. infatti non, però poi con Lorenzo l'abbiamo visto con Lorenzo e Ro insieme collegati via Skype e abbiamo visto su Instagram che Fox, cioè l'account ufficiale della WWE di Fox, dava Shayna come partecipante del Money in the Bank. Quindi c'è stato un po' di confusione, ma era logico che fosse Shayna a vincere il match, Shayna nel che ha senso. vinto è infortunato per un periodo Sara Logan. Allora non sappiamo Infatti, sì. se questo di Sara Logan è un work studiato magari per prendersi una pausa, oppure io penso che potrebbe essere anche nella lista delle licenziate a questo punto. Ma delle licenziate non lo so, considerato il periodo e da quella parte l'All Elite Wrestling che è subito come una Vabbè, due sono sanguisuga. stati licenziati, sarebbero i Vabbè, ma i revival. revival sì, sono stati licenziati per un semplice motivo, da quanto ho letto, perché sembra che la All Elite Wrestling ha registrato abbastanza show da adesso per un mese e mezzo, e quindi la WWE pensa che siccome per un mese e mezzo gli show sono stati registrati, non si dovranno vedere in questo lasso di tempo. Poi non so se inseriranno qualcosina in questi show, poi sai come tagli e cuci, puoi fare di tutto, però l'idea è Marco, stata quella. allora voglio prendere una domanda. Le leggeremo tanto stasera, abbiamo un sacco di tempo, non dobbiamo fare niente, quindi. Però voglio leggerti questa, dato che stiamo parlando di Shayna. Ma le dichiarazioni di Ronda Rousey, dice Matteo Odin Wolf Paperini, che è un nome molto piccolo, è sempre la solita. Che pensi di queste dichiarazioni di Ronda? E soprattutto, pensi sia tutto studiato per un ritorno di Ronda? Non in tempi Allora, brevi, ma magari aspetta, magari nel futuro, perché ieri sera a Raw, dopo il match, è stata intervistata Shayna dall'intervistatrice WWE, e gli ha chiesto cosa ne pensi delle parole di Ronda. E lei l'ha guardata malissimo e se n'è andata. Quindi però Ronda entra nel work della WWE, vai.
Due cose mi fanno pensare che tutto questo è studiato a tavolino. La prima, secondo me, la più importante. Ronda è pazza di wrestling, è pazza di WWE, quindi ha sempre dichiarato di essere una grande fan di wrestling e ha sempre dichiarato di voler ritornare in WWE perché ama la WWE. Quindi, se penso questo, poi mi ritrovo un messaggio di Ronda dove attacca il wrestling, dove attacca i fan di wrestling, mi viene da credere su due piedi che è tutto architettato. Ok. Secondo, fammi dire la seconda motivazione, è semplice, è quello che dicevi tu. Se in WWE riportano quanto detto da Ronda Rousey, la riportano negli show settimanali, a Raw ovviamente, perché l'hanno detto a Shayna, cosa pensi delle dichiarazioni di Ronda? Questo mi fa pensare ancora di più che è tutto organizzato per un grande ritorno di Ronda Rousey in Ma che ne WWE. pensi? Che ne pensi delle parole di Ronda? Cioè, quello che ha detto Ronda, secondo te è una cosa giusta, è una cosa sbagliata? Cioè, nella kayfabe, lei ha detto, in sostanza, ha detto delle cose che io voglio riprendere a fare. Si è detto che il wrestling non è vero, che non sono match come sono in UFC o che non sono match. Non è che non ha detto che non è vero, ma ha detto che non possono tenere un ritmo di 360 giorni facendo un match davvero ogni sera. Quindi è più studiato come stile di lotta. Non so come mettere per arrivare. Ha detto questo in chiaro. E ha detto che se no erano già morti atleti, eccetera, eccetera. Se volete vedere un match, andate da un'altra parte. Se volete vedere dei match veri, Ma ti spiego Hogan è subito. con lei. Tanti Ma superstar sono anche state con lei. Mark Henry è con lei, ma questo è il gioco delle parti. Se tu attacchi in quel modo realmente il wrestling, se tu attacchi quelli che fanno wrestling, perché dietro il wrestling lo sappiamo, è predeterminato, ma c'è il dolore fisico, c'è tanta, tanta attività sportiva e soprattutto c'è anche sofferenza. L'abbiamo visto con Becky Lynch nel programma che ha fatto Sky ieri sera. Se tu attacchi il wrestling e chi fa parte in quel modo, realmente Hulk Hogan non è d'accordo con te, Mark Henry non è d'accordo con te. Si stanno creando le fazioni per far parlare un po' la situazione. E Ronda, sono convinto di questo. Gli amici di Instagram e anche gli amici di Facebook, oggi ricordiamolo che siamo collegati un po' ovunque, mi potranno smentire nelle prossime live. Secondo me è solo un grande lavoro della WWE, un grande lavoro di Ronda Rousey, che su Instagram è seguita da 14 milioni, se non sbaglio, di fan, Pochi, diciamo. per creare attesa per il suo ritorno, perché Ronda o a SummerSlam o per la prossima WrestleMania sarà di nuovo qua a lottare, a farci divertire. Quindi queste parole tu non le prendi per buone, però sono parole forti. Adesso se tutto costruito, stanno Parole forti costruendo. costruite, se sono parole, ti ripeto, se sono parole costruite per dare un qualcosa a noi fan, ovvero un ritorno di Ronda, allora ben vengono. Se sono parole dettate dalla realtà, allora mi dispiace, ma Ronda ha fatto una stronzata. Alla fine ha detto questo, per chi si è collegato adesso e ci chiede cosa ha detto Ronda, oltre che su Space Wrestling lo trovate cosa ha detto, ma ve lo spiego di nuovo per bene. Praticamente Ronda ha detto che il combattimento non è vero, è falso, ha detto che non sapete cosa significa trovarsi in un reale incontro, il livello di realismo è molto alto, ma capisco che 300 giorni all'anno per anni alla fine è incredibilmente difficoltoso, che il corpo possa mantenere questi ritmi. E poi ha detto una frase che mi è rimasta in testa: ma potete immaginare di fare 300 incontri reali? Probabilmente saremmo già morti. Questo è il senso di quello che voleva dire Ronda Rousey, che poi se le vai ad analizzare non sono cose sbagliate. No, no, non sono cose sbagliate, ti ripeto, non sono cose sbagliate, però se tu lo fai Secondo e te, perché attacchi. i fan attaccano Ronda e lei si deve difendere? Ma Perché Ronda è un i fan. personaggio costruito bene, cioè a me piace Ronda è tantissimo Ronda costruito Rousey. bene, che però nell'ultimo periodo, nei suoi ultimi mesi in WWE, ha fallito, perché Ronda dalla Royal Rumble in poi è stata sovrastata da Becky Lynch, ricordiamolo questo. E lei che è molto, molto orgogliosa, Ronda. Questa cosa non gli è piaciuta e anche per questo, secondo me, ritornerà in WWE per dimostrare che è la migliore. E lei, ricordiamo, l'ha lasciato con un match, secondo me, sotto le aspettative, che è stato il main event di WrestleMania Pensi di Ronda, 35. pensi sia la migliore, un'opinione tua. La mia opinione, lo sai, te la dico sempre in privato, la dico Ma anche diciamo qua. Per me, ai nostri fan che ci Ronda è seguono. la Brock Lesnar femminile, cioè Ronda è l'unica ragazza, secondo me, al mondo ad oggi che sia
nelle arti marziali miste, sia nel wrestling ti fa vendere un biglietto. E c'è, Le altre non lo fanno. in questi giorni c'è Sasha Banks che sta spingendo per un Evolution 2, sarebbe il pay-per-view Se c'è Evolution. Ronda, se ritorna Questo volevo Ronda, dire. perché Secondo te, se per rivedere un Evolution, un altro pay-per-view del genere, bisogna che ritorni Ronda. sì, ovvio, non li vendi i biglietti. Ricordiamo una cosa: Evolution, primo pay-per-view al femminile, main event di WrestleMania 35 per la prima volta nella storia. Sono stati fatti questi traguardi delle donne, sono stati raggiunti solo ed esclusivamente per Ronda, il 70%. Poi il 30% ci metti Becky Lynch, ci No, metti io penso, Charlotte, no, sì, allora, ci io metti Charlotte. ho visto tanti documentari in quest'ultimo periodo, che avendo tanto tempo, e il livello che ha ricevuto la categoria femminile è merito di Bayley, di Becky, di Il Charlotte, livello sì, ma questi vabbè. fammi finire, di Becky, di Bayley, di Charlotte e di, chi mi sono dimenticato, e di Sasha Banks. Però non arrivavano a fare un main event di WrestleMania. Per fare il main event è arrivata Ronda. Quindi Ronda è arrivata per elevare la categoria femminile a livello di quella maschile. E io questo sto dicendo, Però la la vera qualità evoluzione, sì. secondo me, è partita da loro 4. Ovvio, ma questi traguardi, ovvero, ti ripeto, Evolution, primo pay-per-view storico solo al femminile, e il main event di WrestleMania sono dovuti solo grazie a Ronda. Senza di lei, anche con una grande qualità del wrestling femminile WWE, che ormai è quasi alla pari di quello maschile, questi traguardi ad oggi non potevano essere, diciamo, eguagliati, no? Punto. Marco, vabbè, abbiamo parlato un po' della parte femminile e ci stava, anche perché poi nel corso della puntata abbiamo visto Nia Jax che ha vinto e ha stravinto contro Kairi Sane, molto facile come match da fare diciamo, una scommessa, si sapeva vinceva Nia Jax. E poi nel corso della serata, vabbè, abbiamo detto già di Shayna, E poi Aska ha e poi Asuka ha vinto. vinto all'inizio pay-per-view, ha vinto contro Ruby Riott. Match molto intenso che io non ho dato subito vincente se Asuka, ha rischiato Asuka di perdere. Ruby Riott un po' ridimensionato secondo me dopo questo match. Tu che dici? Vabbè, contro Aska non hai molto da fare. Secondo me, dopo queste che abbiamo nominato, Aska è la migliore. Cioè, dopo queste quattro. Anzi, secondo me se la gioca tranquillamente anche con Bayley e con Sasha Banks. Asuka è una delle più grandi, sì, come personaggio e anche come livello tecnico. Quindi la sua vittoria me l'aspettavo. Anzi, ti dirò di più: secondo me ha buone possibilità di aggiudicarsi il Money in the Bank. Io dico quello che ho detto l'altra volta. Secondo me, se tu vai a vedere i talenti femminili, i talenti maschili che ci sono in NXT, la categoria femminile è 10 volte più talentuosa di quella maschile. Cioè, io vedo 10 prospetti femminili almeno, e maschili ne vedo 3 per un Sì, main roster. ne abbiamo parlato l'altra volta, forse più di tre, però è vero che a livello femminile NXT c'è tanta, tanta carne al fuoco. Per i prossimi anni siamo a Vedremo. posto, perché io ti dico tre nomi che mi vengono adesso così: Toni Storm, Rhea Ripley, che secondo me sono prontissimi per vederli Bianca a Raw, Belair. e Bianca Belair, sono perfetti per vederli a Raw e SmackDown nei prossimi mesi. Se ci Secondo me, dimentichiamo qualcuno, eh? sì, ci dimenticate sicuramente. Secondo me questo problema del coronavirus, che ha rallentato gli show naturalmente, le storie non le stanno svolgendo tutte perché i veri superstar non ci possono essere, ha rallentato anche dei debutti importanti come queste di Ria, sicuramente, secondo me, e ha bloccato anche, secondo me, adesso voglio aprirti questo discorso, un arrivo di NXT, magari di Adam Cole, gente varia, forse no Adam Cole perché gli ascolti contro l'Elite, se no cadrebbero del tutto, però secondo me qualche cosa ha rallentato, no? Qualche debutto. Ma qualche debutto sicuramente, perché ricordiamo che Raw e SmackDown post WrestleMania sono i due show più importanti dell'anno e quest'anno hanno fatto schifo. Lasciami Non è schifo, questo. purtroppo la situazione ha Nah. permesso di fare Sì, show. ovvio, però ti dirò una cosa: io ho preferito questa puntata di Raw che quella post WrestleMania, quindi hanno proprio Però voluto, secondo me, no, Marco, devi ricordarti che posso che essere sono stati. registrata. Sì, vabbè, è Prima vero, anche questo è si sono vero. ritrovati in un calderone, secondo me è Ci difficile sono trovati. giudicare. Ok, quindi
È normale che qualcuno, qualcosa è andata come non doveva, quindi attendiamo, ci sarà il draft dove sicuramente qualche superstar di NXT arriverà a Raw e SmackDown e alzerà il livello, soprattutto lottato degli show dove andrà a finire questa superstar, e sicuramente ci sarà l'inverso, perché c'è una battaglia il mercoledì sera tra NXT e Dynamite, lo show dell'All Elite Wrestling, dove la WWE non vuole di certo perdere. Abbiamo visto che la vittoria di Charlotte è stata dettata proprio da questa voglia di non perdere la guerra del mercoledì sera. E quindi vedremo, vedremo, ma io sono sicuro che qualche superstar di livello, anche maggiore di Finn Balor, che è stato quello che per la prima, è stato il primo a fare il percorso inverso, ovvero dal main roster all'NXT, ci sarà qualche superstar di livello che andrà in NXT. Parliamo Non so. un attimo. Io penso che il draft per adesso non sia uno show che la WWE andrà a fare in questo periodo. Secondo me aspetta che esce. Secondo me Io tutto la si butto. sposta. Ti sposto, posso dire una cosa? Tutto si sposterà dopo SummerSlam. Quindi, secondo me, se il draft dovesse essere adesso, sarà dopo a settembre, secondo Io me, se invece la SummerSlam butto si lì. svolge. Secondo me il draft sarà la prima puntata normale, ovvero con il pubblico, Può con darsi. il ritorno alle. Per me apriranno, tra virgolette, apriranno proprio con il draft. Marco, parliamo un attimino di Seth Rollins, perché non abbiamo Possiamo parlare anche approfondito. 3 mesi di Seth Rollins. Ci sono solo parole al miele per Seth Non abbiamo Rollins. approfondito bene, però parliamo di questa sfida Drew McIntyre con Seth Rollins. Io vedo Seth Rollins come carne da macello, perché come dicevi tu l'altra volta, Money in the Bank, non penso che Drew McIntyre possa perdere il titolo dopo un mese di conquista. Nemmeno io lo penso, però immaginare Seth Rollins come carne da macello, come dici tu, mi viene difficile. O faranno, si studieranno qualcosa, o a Money in the Bank questo titolo non sarà difeso. No, Però sì, no, non il match non è credo. stato annunciato, quindi diciamo che in questo periodo non mi stupirei che Money in the Bank non venisse difeso il titolo universale, onestamente, però posso assicurare che sto dicendo una cazzata. Però, ma sai perché? Proprio per quella cosa che hai detto tu poco fa, immaginare Seth Rollins a Money in the Bank che perde contro McIntyre, a me viene difficile, proprio perché ha perso anche a WrestleMania. Rollins per 2 volte di fila perdere una rivalità, o almeno una parte della rivalità, perché con Drew McIntyre può essere pure che andranno avanti dopo Money in the Bank e quindi avrà la sua rivincita, però mi viene difficile da credere, mi viene difficile. Allora, invece parliamo un po' di quello che è successo ancora nella puntata, perché vorrei parlare di un nuovo prospetto che è entrato nella scuderia di Zelina Vega e che è Austin Theory. Che ne pensi di questo ragazzo? Ti dico, tutti parlano A me. bene e tutti sono entusiasti. Io non ci vedo niente, magari non ho l'occhio lungo, magari tra un No, anno ma è il nuovo Seth Rollins, però. questo si scioglierà come la neve nel sole davanti al sole di marzo, cioè passimi il termine un po' così. Non ha dove andare, cioè è il classico debuttante che all'inizio viene preso tutto, diciamo, non alla moda, viene elevato da una parte di fan che vogliono sempre cose nuove, ma che poi alla fine sarà messo nel dimenticatoio E quanto adesso ci sarà un prima di match SummerSlam, contro il ve lo marito dico di chiaramente. ci sarà un match contro il marito di Zelina Vega, Sì, ci Aleister sarà un Black, match prossima contro, e settimana. che vincerà sicuro, Sì, che vincerà Black Aleister Black. vincerà sicuro Black, e ti dirò di più, ieri non sapevo chi fosse il mio pronostico, quale fosse il mio pronostico per Money in the Bank. Oggi ti dico che io vedo favorito Black. Oh, Lorenzo ci fa questa domanda da inizio live a marzo. Adesso Ma ce la ce può la fa anche fare. su Cosa Facebook, secondo pensate me. della prestazione di Akira Tozawa? È più o meno imbarazzante come lo sei tu, Lorenzo. Quindi mettici un po' di immaginazione e pensa quanto è imbarazzante la prestazione di Akira Tozawa. Pure su Allora, Facebook ci ha fatto la stessa domanda. amici di Facebook, amici di Instagram, abbiamo Ma su parlato un po' di Facebook questa. stiamo andando tutto. Io non lo posso dire, stiamo Sì, andando su bene. Facebook stiamo andando benissimo. Ragazzi, abbiamo parlato un po' di quello che è successo a Raw. Fateci un po' di domande. Anzi, diteci cosa ne pensate sia su Facebook che su Instagram, così noi leggiamo le domande e vi rispondiamo. Se avete qualche domanda da fare, vediamo un pochino
Allora, vedi, Te la faccio vai, leggi le una domande, domanda. Cosa leggi pensi? le domande. Vabbè, come arrivano le Nia Jax è favorita per il Money in the Bank femminile? Per me la favorita per il Money in the Bank femminile è una sola, Shine. Ma Nia Sempre e Jax è tornata comunque. con 100 kg addosso. Come fa a salire le scale? Kevin Bisegna ci dice un classico Wade Barrett, Austin Tabb, anche meno di Barrett, anche meno, a mio modesto parere. Io ti voglio fare una domanda, cosa pensi di Bobby Lashley e Lana? Io penso che Bobby Lashley sia un altro di quelli che non quest'anno, il prossimo anno saranno licenziati post-WrestleMania. Oh, È sarebbe tornato in pompa, clamoroso. è tornato in pompa magna, ma io lo vedo proprio in un All Elite Wrestling ad andare a prendere la polvere. Non vedo un Bobby Lashley che possa prendersi la WWE. Anche perché, pensa tu, Drew McIntyre è diventato il volto della WWE in questo momento. Cosa che doveva essere Bobby Lashley quando è arrivato? Invece Bobby Lashley si è perso Delusione. Io quando è arrivato, si è onestamente, esploso addirittura. Mi sono ricordo che si è esploso, esploso. ti ricordi, e avevo una grande attesa. Poi, col passare dei mesi, onestamente, mi ha deluso tantissimo. Leggiamo un po' di qua di domande, di considerazioni. Taker si ritira? No, Undertaker non si ritira, ragazzi. Undertaker non si ritira. Ma perché volete il ritiro di Cosa Taker? Io non pensate che capisco. farà Owens? Bella domanda, Owens, ne parlavamo prima. È una domanda alla quale non so rispondere onestamente, perché Owens ha Aspettavamo di più vinto contro da Seth. Owens in questo periodo, no, ma non da lui come lottatore, proprio ci aspettavamo di più che venisse integrato in qualche rivalità. Però, Marco, Invece. dobbiamo prendere con le pinze la cosa di Owens, perché da quanto ho capito è fuori dal regime di andare in America a fare gli show. Ah, ok, forse Quindi, per questo. forse per Allora, perché questo. avresti il meglio non dare la vittoria a Rollins se poi lo devi proporre contro Drew McIntyre? Boh, i grandi misteri Perché della Seth WWE. Rollins non ha bisogno di vincere il match contro Kevin Owens per andare per il titolo. Domanda, ma perché Apollo contro MVP? Non ne stava più nessuno. MVP che secondo me vincerà contro Apollo comunque, ragazzi. Montel Vantenius Porter, te lo ricordi MVP? Che Sì, personaggio, certo che me lo ricordo. Bobby che Lashley, personaggio. merdè, merdè, tutto muscoli e barba. Bobby Lashley non ha carisma. Vediamo. È inutile di fare questi match contro Jobber e Black. Tanti sono d'accordo con me comunque su per quanto riguarda Black. Owens ha bisogno di una Io cintura. agli amici di Facebook voglio chiedere, vi piace Aleister Black? Io non ci vedo nulla di così eccitante in questo personaggio. Mi sbaglierò? Cioè, io mo mi viene un nome a caso, Samoa Joe. Non era molto meglio di questo Aleister Black. Ma Samoa Joe, la sua situazione è un po' complicata perché Samoa Joe secondo me è finito di lottare. ha subito una commozione cerebrale. Poi Ma il non è il giorno dopo è primo. ritornato, la settimana prima è ritornato e ne ha subito un'altra. Vedi che Quindi la dice Giuseppe WWE. Maione, mi rispondete, ma cosa? Ah, il wrestling quando riprenderà? Il wrestling non è fermo, è l'unico sport. Cosa ti dobbiamo rispondere, Giuseppe? Il wrestling non si è mai fermato, È è a l'unico porte sport chiuse, al mondo ma che sta continua. continuando e continuerà. Quindi, Non ci siamo mai peggio fermati. di noi, che in quarantena abbiamo fatto più live durante questa No, no, quarantena aspetta, c'è di peggio, c'è di peggio. Ah, sì, quello sicuro. che in 4 anni di sito, in 3 anni di sito. E comunque una Ma cosa abbiamo che mi dà. scoperto dei metodi interessanti che potremmo attuare pure quando Comunque finirà una questa cosa, quarantena. ovvio, comunque una cosa che mi dà fastidio è che 24 ore per WrestleMania non si sia presentato magari per farsi dare Leggi dire che è bene le domande tornato in. perché Facebook non le sanno quello che stai leggendo, quindi leggila per bene la domanda. Ah, ok. Comunque una cosa che mi dà fastidio è che 24 ore dopo WrestleMania Undertaker non si sia presentato per farsi vedere, per dire che è tornato il vero lui. Ma che doveva dire? No, ma non esiste, detto che Ma tornerai ragazzi, quando si può. lo sanno tutti che è tornato il vero, tra virgolette, il vero Undertaker. Sono curioso di sapere chi affronterà Andrade per il titolo. Per il titolo degli Stati Uniti, Andrade. Andrade, ragazzi, non dimentichiamo che c'è anche un top wrestler che non stiamo vedendo in questo momento, che è AJ Ovvero? Styles. Cioè, Ma Styles secondo me non lo vedremo per almeno un mese e mezzo. AJ Styles è uno di quei personaggi che ti cambia uno show. Chi vede come sfidante al titolo di Andrade? In questo momento non ci sono tutti questi volti che possono dare, infatti lui non è andato contro nessuno, però se dovessi dire un nome, proprio a caso in questo momento, che potrebbe sfidare forse Re Andrade, Mysterio, ma già rivista sto Andrade no, no, contro Re no, no, Mysterio. no, no, vedo Murphy, Buddy Murphy. Ci può stare.
Anche se sono due Hill, però ci vedo Buddy Murphy. Ci posso vedere, magari, che ne so, in questo momento. Dimentichiamoci, anche Orton, Ferme Box, c'è Edge, che sono tutti di Raw. Quindi, Ma oddio. contro Andrade Edge e Randy Orton, ma secondo me tu No, hai bevuto dico che tremendamente. sono fermi. Ah, che sono Quindi, fermi. Vabbè, ma sì. di fermo c'è un mondo, secondo me. Sono più quelli fermi che quelli attivi al momento. E guarda cosa ti dice Gardis, che ha seguito WrestleMania, la live di Max Lawson. Spero di mi perdonate lo stesso, vi voglio bene. Giuseppe, qua ti tradiscono. Allora, mi hanno detto di non dire più niente sui YouTuber italiani. Quindi non dico niente. Mi lascio a voi di vedere chi volete e chi vi piace. Sicuramente vi dico di seguire Spazio Wrestling. Questo ve lo posso dire. Che sembra il migliore sito d'Italia, questo ve lo posso dire, altro non posso dire. Ma non lo devi dire tu, lo devono dire gli altri. Qua c'era una domanda interessante. Secondo voi Braun Strowman e McIntyre perderanno i titoli a Money in the Bank? Posso dire una cosa? Io di tutto quello che stiamo dicendo e dei campioni del mondo di Raw e di SmackDown, non dico campioni del mondo, so che uno è Universal e uno è World, WWE. però non lo dico perché vi voglio far intendere. I due campioni del mondo sarà Braun Strowman e Drew McIntyre. Dei due, a me convince più Braun Strowman. A me questo McIntyre non mi convince per niente. Però ci sarà una doccia gelida per te, perché secondo quanto abbiamo riportato anche noi sul sito spaziowrestling.it, Braun Strowman da Money in the Bank perderà il titolo contro Bray Wyatt. Certo, se il primo sfidante a Money in the Bank sarà Bray Wyatt, un po' di paura che perde il titolo ce l'ho. Goldberg non penso si sia ritirato, ti rispondiamo visto che ce l'hai chiesto 2 volte. Goldberg non penso si sia ritirato con la sconfitta di WrestleMania 36. McIntyre se lo porta fino a SummerSlam, secondo me, ed è un'ipotesi molto Ma lo probabile spero quella per di lui, perché dopo McIntyre. questi anni se vince il titolo lo perde dopo un mese, non è... Intanto dicono Black nuovo campione WWE, Leonardo Addirittura. Viola 77. Beh. Vabbè, dalla padella all'abbraccio praticamente. Togli Drew McIntyre e gli dai il titolo a Black. Eh Va sì, bene. quindi. Le analisi che hanno fatto Max, che ho visto, sono state il contrario delle vostre. Questa è brava a ricollocare nell' passato, ma nell'analisi fa schifo. Ognuno ha È la sua bravo a visione. ricollocare il passato, che vuol dire, Kevin? Spiegami un attimo, vorrei capire cosa vuol dire bravo a ricollocare nel passato. Bray Wyatt lo vince facilmente perché non può perdere due match in poco tempo. Anche questa cosa non è matematica, il wrestling non è questo. Io, secondo me, Bray Wyatt può perdere benissimo contro Braun Strowman, però so che è difficile, è un grande personaggio in questo momento. Ragazzi, ma comunque manca solo Slater col titolo e poi siamo a posto con... È vero, solo lui manca col titolo della Tremem Bin, come si chiamava all'epoca, non mi ricordo. Tremem Band, è vero. Solo lui manca perché Jinder Mahal l'ha vinto, McIntyre pure. All'epoca non gli davamo un euro e oggi sono stati e sono campioni mondiali. Pensa un po' come cambia la vita. Quindi non siete i migliori, vi seguo sempre. Siete i migliori. Vedi, ora te lo dicono che sei il migliore, Giuseppe, quindi lo puoi dire. Io lo Ma pensavo comunque. noi lo sappiamo a prescindere, ma non siamo i migliori solo nel campo del wrestling, Giuseppe. Spiegalo tu un po'. Mi chiedi tu in che cosa? Infatti, Dove puoi arrivare? Non entri forse nel così. campo. No, dico, forse a livello di wrestling qualcuno forse migliore lo troviamo, ma peraltro non esiste. Vi Ah, posso dire ok. la mia: Money in the Bank, Strowman scompaiono, darà del filo da torcere a Bray Wyatt. Bisogna notare come gestisce il gioco mentale di The Fiend Strowman. Io lo vedrei di buon gusto. Questa sì, può essere che darà del filo da torcere, ma alla fine vincerà The Fiend. Io sono sicuro di questo. E poi ci rivedremo dopo Money in the Bank, ragazzi. Addirittura, ecco perché lo dici, ma a te ti piace da morire. Sì, a me piace tanto The Fiend, ma troppo, esageratamente. Questo è un problema. Comunque, intanto qua mi dicono, Marco, sei stato bravo nel gioco a indovinare i lottatori. Ragazzi, per chi non ha visto il video, vi spiego un po' cos'è. Ora ti rinfresco la memoria. Danny Wrestling praticamente sul suo canale fa un gioco, indovina il wrestler. E
E ci siamo sfidati io, Giuseppe e Lorenzo. Ragazzi, gli ho fatto credere, se chi ha visto il video saprà di cosa parlo, per un momento di potermi battere. Poi, quando ho visto che stavano allungando troppo il pass e si stavano pompando da soli, li ho devastati e ho portato a casa la vittoria. Adesso mi vincerò anche la finale, lo dico qua. Sei fortuna, sei Vincerò una anche. fortunatissima. Hai indovinato due frecce Ma perché fortuna, non è vero ma ascoltarle. non. Ricordati che. Ma Ma dai. stai zitto, stai zitto. Non sono mai stato Secondo me ti fortunato passa in male vita mia. domande. Non sono mai stato fortunato in vita mia. Pensate che andiamo avanti, leggiamo un po'. Sasha Banks vince il titolo e litiga con Bayley. È un'ipotesi. Può Sasha essere Banks un'ipotesi. splitterà. Ci sarà questo split di questo tag team che non ha senso. Non ha senso che Ok, Sasha leggi Banks tu un po' guardi di le domande spalle. perché io non. Allora, Secondo voi leggo John prima. Cena supererà Ric Flair? Sì, Sì. sicuro. Pure secondo Allora, me, leggi tu, leggi tu. ma Mandy Rose e Otis stanno insieme? Spero per lui di sì. Il Ma dubbio no, mi. ma non dare queste false speranze al mondo, Spero non per lui di esiste. sì, ho detto, non è che ho Ma detto non di sì. esiste, no, non stanno insieme, nella vita reale non Salvatore stanno insieme. Skin. Il dubbio mi viene, però sarà The Fiend o Bray come contro Miz a TLC? The Fiend sarà. Quando avremo Becky contro Bayley contro Charlotte contro Sasha? Guarda, secondo me da come si sta rimettendo la situazione, secondo me non metterei il dubbio che alla prossima WrestleMania o alle Survivor Series si possa arrivare a vedere le Four Horsemen che sarebbero Becky, Bayley, Charlotte e Sasha contro Shayna, Ronda e le altre due che non mi viene il nome. Occhio a questo 4 contro 4 che vi dico adesso per le Survivor Series. Pep, quando dico che sa ricollocare, dico che sa parlare bene degli avvenimenti come la End of the Era. Ma Ma sapete? leggila bene, prima mi hai ripreso, Allora, leggila bene Pep, per gli quando amici di dico. Facebook È la giusto, domanda. quando dico che sa ricollocare, dico che sa parlare bene degli avvenimenti come la End of Era. La rivalità tra Triple H e Batista e la carriera di Kurt Angle. Io non dico, non metto il maso che lui sa. Salutiamo Max, salutiamo Max. Non vogliamo fare polemiche. Salutiamo Salutalo Max. tu. Salutalo tu, io non lo saluto, ma Io lo quasi che. saluto. Ciao Max, È figurati. quando vuoi venire, sei ospite mio in questo No, canale di Spazio Wrestling. dentro non entra nessuno, c'è le password, io ti cancello pure Dai, a te. ma quale password hai che non conti nulla? Questo ragazzo non conta nulla nel sito, ragazzi. Ve lo dico. Vi piace il nuovo costume di Bobby Lashley? A me tantissimo. Cioè, con il pantaloncino lungo lo trovo molto fashion. A me piace tanto che io lo licenzierei adesso. Ma a me il pantaloncino corto, ragazzi, fa schifo. Io non lo uso nemmeno in estate. In estate, 44 gradi, sono sempre con il pantalone lungo. Vabbè, che c'è, che significa? Questa è una cazzata. Come sta il pantaloncino a Randy Orton? Lo vedresti mai con il pantalone Orton? Non No, penso. vabbè, ovvio. Ma io parlo per me, non mi piace proprio il pantaloncino, come la Ho manica sempre corta. A me fa schifo. pantaloncini Ma d'estate. che cavolo dici che non sono mai visto al lavoro con il pantaloncino? Ma stai Al scherzando? lavoro no, ma t'ho visto Ma a io casa invece a te ti ho col visto al lavoro pantaloncino. con il pantaloncino, A 40 gradi, certo. sei ridicolo, sei ridicolo. È la maglia a maniche corte. Andiamo avanti. No, ci mettiamo il Leggi, bikini leggi almeno. tu, leggi tu. Ma Ci mettiti una mettiamo. camicia, Sì, mettiti una la camicia camicia. va ad agosto. Preferireste bervi una birra con Becky in un pub o farvi una passeggiata al parco con la Bliss? Tutta la vita Alexa Bliss. Pure sotto un ponte con Alexa Io Bliss. invece vado con Becky. Mi piace l'idea della birra con Becky. Allora, for Women's WWE contro le Women's dell'UFC. Quando si farà sulle versioni 2020 oppure WrestleMania 37? Allora, essendo un 4 contro 4, potrebbe essere perfetto le Survivor Series. Non lo vedo da WrestleMania questo match, lo vedo dalle Survivor Series invece. Parlavo del match tra le Four Horsemen contro Ronda, Shayna e le altre due che non mi vengono il nome. Aiutatemi voi. Io la vedo di buon gusto, ma credo Spitz dei Viking Riders, se a voi piacciono, no, io le licenzierei tutte e due subito pure, secondo me riempi posto sono. Ma Leggi questa domanda che. Rusev tornerà oppure lascerà la WWE? Gianluca Odinson. Io so che oggi Rusev ha preso in giro Bobby Lashley per quanto fatto a Raw, quindi c'è stato un semi avvicinamento di nuovo a quello che sta succedendo in Quanto durerà il federazione. regno di Strowman? Ma stiamo parlando di Rusev. Ah, che cosa devi fare? Più secondi a Rusev, dai. È il marito di Lana. Ragione, com'è Quindi è possibile? vero. Il dente la lingua batte dove il dente duole, ragazzi. Quindi non parliamo di Rusev perché
Andiamo avanti. Quanto durerà il regno di Strowman? Dalla sera alla mattina, direbbe qualcuno. No, quanto durerà? Secondo me, se andrà contro Bray Wyatt, Money in the Bank perderà, ragazzi. Vincerà di nuovo The Fiend. Vediamo altre domande. Sta cosa si fa per difendere i titoli di SmackDown in match single? Come li vedete? Se ci regalano lo spettacolo che ci hanno regalato a WrestleMania quando Morrison, Jimmy Uso e Kofi Kingston hanno cercato di difenderci, cioè hanno lottato, per me è una grande cosa. Ben vengono questi match qua. Marco, Marco, ci siamo fatti 40 minuti. Io penso che il Raw è durato 2 ore e mezza. Penso che siamo arrivati alla fine. Anche se la gente ci chiede ancora, pure su Facebook, dei film Leggi ormai... la domanda, leggi la domanda. Ma quanto è gnocca lana? Questo è quello che leggo. Ragazzi, io non ho Marco, Marco è innamorato di lana. Marco dici. No, vabbè, che devo dire? Imbarazzante. Quando tornerà Roman Reigns, la vedrà subito con il campione o si prendrà la lasciata con Goldberg? Roman Reigns lo Ma la... compro contro Goldberg, che non vedremo mai più, ve lo dico io, non ci sarà più. Oh, Spear contro Spear, la voglio vedere, lo voglio vedere. Ma Roman Reigns, per giusta regola, già la storia è scritta, ragazzi. Ritorna e rivendica il suo posto, ovvero rivendica il match titolato. Ma se il campione non è Strowman, Mi dici... blocchi Gianluca? Mi blocchi Gianluca Odison, per No, favore? ognuno dice la sua scusa su Maxi Souza. Io non posso dire niente, lui non può dire niente su Goldberg. Dai ragazzi, ma Goldberg si deve tornare. Goldberg è sempre un bel vedere. Ma Sonia vi piace? Ma perché queste domande? Sonia Deville ti piace, Giuseppe? A me no, ma conosco qualcuno che è con me qui nella live che gli piace. È una bella ragazza, Sonia Però Deville. È mi è una bella ragazza. piaciuto quel body che aveva, molto interessante, eh. Che dicevi di Lana, Marco? Ti arrivano dei messaggi. Da buon gustaio proprio. Dove? Su Facebook, fammi vedere. Che dicevi di Lana, Marco? Io non posso vedere i messaggi di Facebook, ragazzi. Non posso vedere i messaggi di Facebook. Poi Diciamo forse che risponderò in le privato. tue preferite sono Lana e Sonya Deville, quindi aveva quel body. Ma il body lo stai dicendo tu, caro Giuseppe. Sembrate due. Grazie mille. Sembriamo due pagliacci. Guarda che bella cosa che ti dico. Ma lui è un fan nostro, ci segue sempre, Lo quindi so, ci segue sempre e ci scrive lo anche in possiamo privato. bloccare, vai, blocco. No, No, ma... Zayn lascia stare. campione, questo mi piace, Zayn campione intercontinentale mi piace troppo. Contro chi lo vedete prossimamente? Allora, di Zayn e di quello che riguarda il roster di SmackDown ne parleremo nella live di sabato. Saremo qui alle 19 più o meno e parleremo di SmackDown. Ci stai? Lo annunciamo così? Devi Sabato non lo so, sì, non dovrei avere uscire? appunto. No, 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 non devo andare da nessuna parte. Ma MVP non vi sembra un Mick Foley? Si ritira quando vede le occasioni le coglie. Ma MVP può fare quello che vuole, dai, ragazzi. Un Ragazzi, simpaticone. mi raccomando, mettete mi piace sia su Facebook che su Instagram, seguite sempre le notizie di Spazio Wrestling e chi sia Marco. Salutiamo a tutti. Salutiamo a tutti. Ora vado a fare qualche notizia. E poi niente, poi vedrò. Ciao a tutti, ragazzi. Allora, mi raccomando ragazzi, sempre Spazio Wrestling. Che dicevi di là, anche qui, incredibile. No, no, ormai sei perseguitato. Mi raccomando, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima, sempre su spaziowrestling.it.